Allora, buongiorno a tutti. Sono passate esattamente 2 settimane dall'eclissi di sole. E quindi cosa succede dopo 2 settimane? Dalla luna nuova si passa alla luna piena, giusto? Sì, l'hanno detto anche se non si sente. Ottimo, ottimo. Allora, voglio andare a vedere con voi se questa luna piena sarà particolare e quindi cominciamo subito con la condivisione dello schermo. Siccome quest'anno non ho frate indovino, ma ho Barba Nera dice che ci sarà un'eclissi di luna alle 19:23. Il giorno mi pare 5, quindi domani. Però dice che è invisibile in Italia, eclissi parziale di luna. Ma vediamo un po'. Allora, questo è il sito di Time and Date dove vengono pubblicate le effemeridi al fine probabilmente di organizzare anche viaggi, perché c'è anche questo aspetto sociale. L'eclissi penombrale, che è diverso da parziale, comincia tra un giorno e 4 ore. Allora, andiamo a vedere un pochino di che si tratta. L'ombra della Terra è un cerchio nel cielo e la penombra è come si chiama? Una corona circolare. La Luna entra nella corona circolare della penombra e questo fenomeno sarà visibile in questa zona del mondo. Quindi noi siamo l'Italia. La parte che sta a sinistra è la parte del giorno, la parte che sta a destra è la parte della notte. Gli ombreggiamenti di questo grafico stanno scritti qua sotto. Però scendendo giù io perdo di vista cosa succede in Italia. Qualcosa ci sta, però diciamo con la grafica si vede poco rispetto ai numeri. Allora, andiamo a vedere cosa dice qui. Per Roma, oramai internet sa quasi tutto, compreso che io mi collego da Roma. L'eclissi penombrale inizia alle 15:14, quindi 17:14 del tempo nostro, dell'ora europea. Non è visibile perché la Luna è sotto l'orizzonte. Anche alle 19:22 non è visibile. Sarebbe il massimo dell'eclissi penombrale, ripeto. E l'eclissi penombrale invece finisce alle 21:31 quando la Luna è già fuori dall'orizzonte. Quindi che dobbiamo fare con questa eclissi? Se qualcuno di voi era presente
l'anno scorso all'evento che celebrammo a Pescara il giorno 17 maggio. Grazie, c'era anche il giovanetto. Ottimo, la quarta D quindi siete. Esatto. E allora quel giorno, ma eravate pure in aula? Non era ormai, stavamo a Pescara. No, non ho capito. No, dico, noi stavamo a pescare di sicuro. Dentro l'Icranet. Dentro l'Icranet, sì, esatto. Ok, quindi è una cosa che abbiamo visto proprio in persona, cioè l'evento era stato organizzato anche perché era il compleanno 80° di Ruffini e coincideva con l'eclissi di luna che era stata la notte prima, alle 5 del mattino. Mi ricordo di aver visto benissimo la luna nera, la luna rossa, come volete chiamarla, sopra la Maiella. E questa di domani segue quell'eclissi lì, si dice di un anno draconitico, che non è esattamente un anno solare, ma è un po' di meno, 356 giorni. Sono i famosi anni delle eclissi, e draconitico viene dal dragone che, secondo qualche mitologia, divorava il sole durante l'eclissi. Beh, questi dragoni ritornano, quando le condizioni geometriche lo consentono, appunto ogni anno dragonitico, cioè che non è l'anno solare. Allora, questi dati che possiamo vedere da qui ci dicono che l'eclissi di domani sera, da vedere tassativamente. Chi può, attendendo la levata della luna dal mare, insomma da zone molto libere dall'orizzonte, la levata della luna sarà in eclissi fenomenale. E cioè, se noi fossimo su un punto della superficie lunare, che qui viene un po' rappresentato con questo grafico qui. Se l'eclissi fosse un'eclissi almeno parziale, cioè in un punto la Luna è coperta dall'ombra, noi trovandoci nel punto della Luna vedremmo la Terra coprire il Sole. Però negli altri punti della Luna vedremmo la Terra che il Sole lo copre parzialmente. In particolare, quando l'eclissi è solo penombrale, vuol dire che su tutta la Luna abbiamo delle condizioni di eclissi parziale di Sole. Qui è un'eclissi quasi totale, quindi 90, 95, 97%, e invece qui l'eclissi è parziale e addirittura qua sopra la Luna è tangente, la Terra appare tangente al Sole e quindi non vediamo un'eclissi sostanzialmente. Solo che quelli che stanno sulla Luna, chiaramente qualche robottino, se ci sta qualche civiltà ancora sconosciuta, sempre la possibilità di mettere un pollice sopra il Sole e vedere la corona solare. Quindi cosa succede? Succede che la Luna è colorata in modo differenziale, illuminata in modo differenziale qui da uno scarso 5-4% della luce solare e qui da un 99% della luce solare. E se questa raffigurazione è fedele alla realtà,
Noi ci possiamo tranquillamente aspettare di vedere una luna un po' più scura dalla parte del polo nord e un po' più chiara dalla parte del polo sud, cosa che normalmente già avviene, però con una gradazione che per cogliere non basterà un'occhiata distratta. Perché se noi riserviamo solo un'occhiata distratta, ci perdiamo l'eclissi che è in corso. Allora, come facciamo a dare un'occhiata un po' più consistente? In passato avevo raccomandato ai miei studenti di osservare l'eclissi penombrale di luna utilizzando una serie di accorgimenti, che adesso vado a ricordarmi perché erano degli articoli che poi vi manderò da leggere. Ma sostanzialmente il trucco è il seguente: occhiali da sole, un paio di occhiali da sole, addirittura due paia di occhiali da sole, vi consentirebbero di vedere la luna che sta subendo un'eclissi, mentre non, se guardate normalmente non ve ne accorgete, perché già di per sé la luna che sorge dall'orizzonte del mare è rossa, è scura e poi per giunta la parte nord della luna, essendo a Pescara, diciamo il nord all'incirca 48 gradi d'altezza, la parte nord della Luna sorge inclinata da sta parte, diciamo. L'orizzonte lo sto indicando con il dito, è praticamente uguale a quello che vedete. Quindi la parte più scura sta in alto, la parte più chiara sta in basso. L'estinzione dell'atmosfera un pochino queste cose le confonderà. Però anche dandogli il tempo di sorgere, la Luna mostrerà con gli occhiali da sole, notate bene, questa cosa. Allora vi faccio vedere la mia ricostruzione, abbandonando per un momento l'eclissi di sole, perché noi avevamo anche un ospite d'onore l'altro giorno, l'altro anno a Pescara, che era Jai Pasachoff. Non mi sono vergognato di invitarlo in occasione di un'eclissi di luna e lui è stato ben contento di partecipare. E che scienza si può ancora tirare fuori da un'eclissi di luna? Questa era la domanda che mi ponevo e che abbiamo risposto, anche se lui presentò massicciamente gli ultimi risultati che aveva conseguito. Con l'eclissi di sole. Allora, questo programma Stellarium mi consente di simulare la presenza, per esempio, del paesaggio, solo che non ci ho giocato abbastanza per trovare un paesaggio tipo il mare, sarebbe sicuramente c'è un modo. Allora, per questo vedete, il paesaggio è simulato così, non è pescarese. Io adesso lo levo e voi però vedrete che le coordinate ci consentono di capire che questo è l'orizzonte. Facciamo arretrare un pochino fino al momento della levata della Luna. Praticamente, secondo più, secondo meno, la Luna spunterà alle 8:07 domani. Spunterà dal mare. L'azimut della Luna è 114. Che cosa significa?
che se fosse 90 sarebbe a est. E 114 è 24 gradi dall'est. C'ho sempre la webcam puntata su Pescara, lo sapete. Questa è la situazione degli ombrelloni ieri mattina. L'est da questa postazione è più o meno qua, quindi i 114 verso est stanno intorno a, cioè già se ci mettiamo non dove sta la prora webcam, ma lì dove sta la nave di Cascella, la luna sorge dal porto, da sopra al porto. Ci sono delle luci sopra. Quindi i primi istanti sono un po' complicati da distinguere, però abbiamo capito di che cosa si tratta. Lo possiamo licenziare. Diciamo, quello che mi aspetto di vedere è una levata vicina a questo punto qua, dalla nave Scella, da qua che per effetto della parallasse dovrebbe sorgere. Si può vedere pure sulla webcam, però è sconsigliato, insomma, si rischia di non vedere proprio nulla. Cioè sulla webcam si vede il sorgere della luna, possiamo vedere quello di ieri, per curiosità, la luna da un giorno all'altro cambia anche il punto di levata, ma non di tantissimo, insomma. E così abbiamo un'idea di dove appostarsi e come appostarsi. Secondo, mentre quello carica, noi avremo quindi che la Luna sarà fuori dall'orizzonte intorno alle 8:10 e poi mano a mano avanza. Noi sappiamo dalle previsioni di Time and Date che la penombra che sta in questa parte qua, la parte sinistra e la parte in alto della Luna, abbandonerà la Luna completamente dopo un'ora. Quindi è quando la Luna si alza, più che quando la Luna si leva dal mare, quindi una quindicina di minuti dopo, che sarà visibile. Ecco, questa è la ripresa di ieri, però non vediamo il sorgere della Luna. Evidentemente non era sereno ieri sera da voi. Qui lo era, qui l'ho vista. Beh, non c'era granché. Speriamo che domani invece il tempo sia decisamente più clemente, in modo che possiate fare questo bel esperimento. Quindi a questo punto, dalle 8:20, quando l'avrete vista, perché dopo un quarto d'ora, insomma, si distingue da ciò che c'è in basso. Anche 8:30 sicuramente, 8:30 la luna sta a 2 gradi d'altezza, a quanto pare sono fin troppo ottimista. Altezza 2 gradi. 3 gradi, beh, vabbè, 3 gradi, sì. Insomma, in questo momento, quando la Luna si libera dopo le 8:30, dalle brume dell'orizzonte, dalle luci del porto, eccetera, voi dovete avere con voi i vostri occhiali da sole. Se sono due paia,
è ancora più facile vederla questa cosa, perché man mano che la luna si alza, quell'ora che rimane tra la levata e la fine dell'eclissi, perché la fine dell'eclissi è prevista alle 21:31, quindi c'è un'oretta di tempo. In quest'oretta di tempo, con gli occhiali da sole, che cosa si fa? Si abbassa la luminosità della luna e anche la luminosità di tutto lo sfondo, il cielo circostante, eccetera. Siccome l'eclissi di penombra non è altro che una gradazione di intensità luminosa, e normalmente la luna per il nostro occhio è abbagliante, l'uso di due occhiali da sole può mostrare che c'è questo gradiente di luminosità laterale. Altrimenti si rischia di confondere questa luna piena con una delle tante lune piene che noi vediamo. Invece ha questa caratteristica, è praticamente opposta al Sole. Quindi l'altra cosa molto bella che noi non abbiamo visto l'anno scorso, perché l'eclissi era alle 4 del mattino, ma la cosa molto bella, avere un'eclissi alla levata della Luna, significa che voi vedete il tramonto del Sole dietro i monti della Laga, in fondo al lungomare, e vedete la levata della Luna esattamente 180 gradi dietro. Quindi, come il tramonta il sole, poco prima che tramonta il sole, voi potete mettere sulla spiaggia, se state lì o dove volete, come un ombrellone, una mazza di ombrellone. Guardate l'ombra dove va, e l'ombra sta indicando esattamente dove sta per sorgere la luna. Questo renderà più avvincente la ricerca dell'astro della notte. E un'altra possibilità, però sempre avendo i due occhiali da sole, se avete un cannocchialino, un binocolo, chiaramente vedete cose più belle. L'eclissi non tanto, perché più luce raccogliete, più avete bisogno di abbatterla per notare l'eclissi di penombra. Però con un binocolo, un cannocchiale, si vedono i crateri, che è sempre molto bello osservare, e si vedono anche tutte le sfumature dell'azione dell'atmosfera sulla Luna. Quindi, una cosa che raccomanda sempre il sito Time and Date, da quando mi è stato segnalato proprio dal compianto professor Pasachoff, perché purtroppo è morto il 20 novembre scorso, lasciando letteralmente, come si dice, orfana la comunità scientifica mondiale, del più grande cacciatore di eclissi, ma non soltanto per sport, ma per fare scienza, che in questo momento avevamo. Beh, lui mi segnalò questo sito, e questo sito dice sempre: ricordatevi che le eclissi non vanno mai da sole. E se riesco a trovare, c'è una simpatica rappresentazione che fanno, cioè che mettono a braccetto un'eclissi di sole e un'eclissi di luna. Però dubito di trovarla adesso nelle enormi, nelle grandissime vastità dei siti, soprattutto altrove.
Va bene, allora adesso vi volevo presentare qualche curiosità dell'eclissi di sole dello scorso 20 aprile. Avevo trovato, vediamo un po' se non mi tradiscono, vediamo sul video registrato. Ci sono ogni genere di informazioni disponibili che compaiono, ecco, cominciamo dall'ultima, va? No, non è neanche qui. Allora. Usiamo il sistema offline. Questa è il primo dato che abbiamo avuto a disposizione, e che vi avevo fatto vedere l'altra volta, 2 settimane fa, e cioè quello che hanno mandato in broadcast Time and Date. Quindi abbiamo il momento dell'eclissi, la totalità che inizia adesso, quando sparisce l'ultimo bid, la presenza di protuberanze nella zona probabilmente nord, le protuberanze che spariscono dalla parte dove è appena arrivata l'eclissi e che compaiono dalla parte opposta, fanno dire a Angelo Secchi nel 1860 che l'eclissi mostra chiaramente che le protuberanze appartengono al Sole, perché si muovono, tra virgolette, compaiono seguendo il moto della Luna, cioè come la Luna scopre una parte del Sole, così si scoprono anche loro. E questa è stata l'osservazione. Ecco, in questo punto qua. Qui è già fotosfera perché sopra espone, però poco prima abbiamo questa situazione in cui c'è un settore del disco solare che è dell'ordine dei 60 gradi, che è illuminato uniformemente da una luce che Padre Secchi 1818-1878, fondatore dell'astrofisica stellare, dell'astrofisica solare, direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano, autore di un libro che sto rieditando, intitolato Il Sole. Padre Secchi riporta l'osservazione sua e di tanti altri scienziati dell'epoca che vedono questo arco luminoso in rosa. Si tratta della cromosfera, questo strato immediatamente sopra la fotosfera che funge da transizione con la corona. La corona la vedete qui, con questi baffi di luce, ma la cromosfera è un arco di luce molto luminosa, che ripeto, è diversa dalla fotosfera. La fotosfera è quando si comincia a sovraesporre tutto e passa attraverso delle valli che si trovano sul profilo della Luna, e invece la cromosfera è un arco continuo. Allora, approfittiamo di questa immagine per presentarvi il lavoro che sto svolgendo in questi giorni e che vi darò subito, e cioè l'edizione italiana del libro di Secchi, del padre Angelo Secchi della Compagnia di Gesù,
direttore dell'Osservatorio del Collegio Romano, ufficiale della Legione d'Onore, cosa che posso mettere a capo, corrispondente dell'Istituto di Francia. La Legione d'Onore e l'Istituto di Francia sono due onorificenze francesi. Infatti, Padre Secchi, che morì nel 1878, aveva pubblicato nel 1877 Les Soleils in francese. E si pensava che era quella la sua opera, ma nella biblioteca dell'Osservatorio di Asiago io ero incappato nell'edizione italiana, un'edizione appunto fatta a Firenze postuma nel 1884. Io ho sempre ritenuto, fa parte del patto delle quattro parole PCTO, che per ragazzi italiani avere l'informazione di prima mano in lingua italiana non sia una cosa poi così negativa. E quindi ho spinto perché l'edizione italiana fosse conosciuta, quindi l'ho scannerizzata. Con l'OCR abbiamo fatto una prima sgrossata, però poi c'era un sacco di errori perché l'originale era cominciato così. Vedete qui per esempio ci sta una macchia che è sempre presente. E l'OCR ha risolto parecchie cose, però praticamente l'ho dovuta leggere già 3 volte e questa è la quarta volta che vorrei evitare proprio errori di battitura o altre cose. Però lasciando l'originale, per esempio, qui abbiamo che Eclissi viene scritta con due C, Eclisse. Tra l'altro era anche un modo con cui mio padre nominava le Eclissi. E quindi questo testo mostra proprio le osservazioni che Padre Secchi faceva tutti i giorni al Collegio Romano con uno strumento molto preciso e quindi permette di conoscere il sole in una maniera proprio di prima persona, molto più accurata di testi che riempiono qui la mia scrivania, che sono testi moderni, di gente che pure osserva il sole quotidianamente. Allora, dicevo, Padre Secchi a un certo punto racconta delle sue eclissi, l'eclissi del 1860, che andò a osservare in Spagna d'accordo con tutti gli altri scienziati del suo tempo. Era un'eclissi che durava 6 minuti e mezzo, quindi dava la possibilità di studiare per 6 minuti e mezzo cose che normalmente non si possono osservare. Ecco, questo è il capitolo relativo all'eclissi e in questo capitolo lui nomina questo discorso che vi dicevo, del settore circolare di 60 gradi con cui si vede la cromosfera. Dalla informazione che il settore circolare eccola qua, questa è l'eclissi che lui osserva, proprio la foto, questa è una foto che viene trasformata in un disegno per esigenze della tipografia dell'epoca. In realtà le foto sono queste. Non che siano particolarmente migliori di quello che fa vedere quel disegno, però ci fanno capire qual è la situazione. Ecco, più o meno avete la struttura della corona, alcuni beads che compaiono, in realtà sono zone più esposte della cromosfera. E Padre Secchi descrive queste osservazioni. E anche i tempi di esposizione di queste foto siamo nel 1860,
Quindi è l'inizio della fotografia astronomica. La prima fotografia al Sole era stata fatta da Foucault in Francia 10 anni prima. La prima fotografia astronomica che poi era il Sole. E già dopo 10 anni la fotografia ha fatto dei passi in avanti, per cui se chi può utilizzarla a pieno titolo per risolvere il problema se le protuberanze fossero o meno protuberanze solari oppure lunari. Allora andiamo a vedere con la moderna fotografia che cosa possiamo fare. E soprattutto in che consiste questo problema geometrico, perché poi il test di Angelo Secchi è un vero e proprio test di geometria. Guardate qua, io ho il centro del Sole, prendo queste due linee per circoscrivere il settore circolare che vi ho detto. 60 gradi, anche meno, insomma, anche di più in questo caso. Quasi 90 gradi, diciamo. Allora, noi possiamo capire quanto è grande la cromosfera se sappiamo che il Sole ha un diametro di 1920 secondi d'arco. Allora, per adesso non spaventatevi dei numeri, però vedete che ho fatto un cerchio di raggio la metà di 431 pixel. Più o meno in questo cerchio riusciamo a sovrapporre il diametro del Sole con la Luna. Ora, il Sole è leggermente più piccolo della Luna, altrimenti in questo caso non avremmo un'eclissi totale. Però io mi domando, quanto deve essere più grande del diametro del Sole, il diametro della cromosfera, affinché mi riesca a spuntare di 90 gradi dal bordo della Luna. Questo è il problema. Quindi, se volete, lo possiamo cominciare a scrivere. Dato un cerchio di raggio R ed un altro di raggio R, il raggio R maiuscolo sarebbe la Luna, il raggio R minuscolo sarebbe la cromosfera, ed un altro ancora di raggio, facciamo R', cromosfera, e il Sole di raggio R. Quanto è grande R'? Quanto è maggiore R' di R? E poi diamoci le dimensioni. Allora, questo è il problema. Come vedete, è un problema di tipo geometrico. Se vi ricordate i problemi di geometria fatti negli anni di secondo anno, primo anno di liceo, insomma, erano problemi che non erano tanto diversi da questo tipo di problemi. Mentre in matematica normalmente i problemi vengono scritti, cioè vengono trovati sul libro. Sono dei teoremi mascherati da problemi e uno ha un po' quello che serve già tutto lì. In fisica non hai niente, non c'hai un problema scritto, il problema lo devi capire.
non hai i dati, devi capirli, devi capire quali ti servono. E poi non hai la risposta, a meno che non vai a guardare la letteratura di altri scienziati che hanno fatto quel tipo di misure, osservazioni, supposizioni. E quindi io adesso ho provato insieme a voi a mettere giù il problema. Alcuni dati potrebbero essere. Allora, Secchi da 60, 1860 parla di 60 gradi. E i 60 gradi abbiamo capito che erano quelli che stavano qua in mezzo. 20 aprile 2023 potrebbero essere quasi 90 gradi. Fermiamoci qui, abbiamo questi dati, abbiamo l'idea che c'è un cerchio più piccolo, un cerchio più grande, e poi abbiamo anche capito che i cerchi si muovono. Ecco, se riesco a farlo un pochino più piccolo. Questo è poco più piccolo, è 429. Praticamente l'eclisse in questo caso andava in diagonale e quindi faceva spuntare, più o meno così. Evidentemente l'ho fatto troppo piccolo perché vedete che se spunta così noi abbiamo quasi 180 gradi. Allora facciamo un caso, proprio caso limite. La procedura dei casi limite è una procedura che io ho imparato al liceo dalla mia professoressa di matematica e fisica, cioè quando avete un problema bello complicato, andate a vedere quali sono i casi limite. Cioè, prendiamo un sole piccolo, lo facciamo uscire, vedete che col sole così piccolo io mi posso spostare fuori dal disco della Luna solo di poco per ottenere il dato che sto vedendo, però in questo caso devo avere un sole che la Luna che è 431, il Sole che è 401. È chiaro che se io restringo il Sole ancora di più posso riprodurre esattamente il caso che ho osservato, però è anche chiaro che mi trovo ad avere un sole troppo piccolo e un'eclissi troppo lunga, quindi alla fine bisogna far quadrare il calcolo e benché Secchi abbia pubblicato in francese nel 1877, questo libro era pensato per appunti da fare a lezione a persone anche non, che non avevano la possibilità di andare a scuola. In particolare lui ci teneva che anche le donne fossero istruite e conoscessero o potessero seguire i dettagli dei suoi ragionamenti sul mondo circostante, perché alla fine questo libro riguarda il Sole, ma poi parla del sistema solare e dell'universo per dare un'inquadratura generale. Quindi anche una persona che non era istruita poteva, se non altro, capire questo discorso, questo ragionamento. Poi se invece era istruita era ancora più facile perché aveva fatto già anni di problemi di geometria, per cui diventava quasi un esercizio quello di affrontare questo problema di geometria una volta che i teoremi erano già stati tutti studiati con tanta pratica nella geometria. Quindi, ecco, questo è uno dei tanti modi per ragionare su queste eclissi, sui dati che ci possono offrire le eclissi. Secchi arriva alla conclusione che la cromosfera, per queste circostanze, era 25 secondi d'arco
più ampia della fotosfera, cioè il Sole ha un diametro di 1920 secondi d'arco a un'unità astronomica e la cromosfera è 20 secondi d'arco più grossa, 20-25. Quindi si vede nello spazio di alcuni secondi durante l'eclissi, poi c'è, ma non si vede perché la fotosfera è ultraluminosa. Queste sono delle immagini che ho ripreso ieri. Nuvole anche qua del sole proiettato in modo da fare un diametro di 10-15 centimetri. E questo è il bordo del sole, come si presentava il bordo orientale del sole, come si presentava ieri alle 3. Una falange di macchie. Tra l'altro, addirittura nella giornata di oggi viene specificato che una di questi gruppi di macchie ha la polarità pure invertita. Questa falange di macchie ci sta dicendo che il Sole è arrivato, sta arrivando al massimo solare. Il massimo di attività solare, sapete, il ciclo di attività solare dura all'incirca 11 anni. Questo massimo si sta verificando con un anticipo di quasi un anno. Ci sono diversi studi qui vi faccio vedere McIntosh, che è un articolo uscito il 30 gennaio scorso, e che grazie alla funzione di Google Traduttore mi sono letto in un battibaleno. È vero che poi se ci sono dei dubbi conviene andare a vedere, ma cosa dice quest'articolo? Dice che ci sarà un massimo di 184 più o meno 10% macchie solari, in realtà 184 è il qui dice numero totale di macchie solari, ma noi sappiamo che è il numero di Wolf. Il numero di Wolf è grosso modo l'algoritmo è fatto dal numero di gruppi, per esempio quelli che vediamo qui sono 1, questa macchia è collegata a quell'altra molto probabilmente, anche se l'effetto di spiovente è fortissimo quando ci troviamo al bordo del Sole, la distanza tra questo e questo potrebbe essere più grande di questa. Diciamo 1, 2, 3, 4 e 5, sono 5 gruppi, il numero di Wolf è 50 più il numero delle singole macchie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 62. Ecco, in quel senso lì l'articolo di McIntosh dice che il massimo delle macchie solari sarà 184. Allora, ieri era 134, per cui siamo vicini al massimo, e avverrà tra la fine del 2023 e la metà del 2024. Questo significa che siamo già in pieno, in piena attività solare. Ecco, questo è l'articolo di Space Weather che ci dice che quel gruppo di macchie che si stanno entrando in campo dalla parte orientale del Sole, addirittura ce ne sono due che sono invertite, ma è una cosa abbastanza normale, cioè non proprio usuale, ma non è neanche rarissimo. Ecco, oggi per esempio il Sunspot Number, che non è il numero di macchie, abbiamo detto che è una cosa apparente del numero di Wolf, ci dà l'attività solare. Il numero di macchie è 143.
Il Sanctum, SSN oppure R, numero di Wolf, è 142. Quindi siamo a un'attività che è da massimo. Quindi vedendo questa cosa, l'altro il giorno precedente non c'era, non l'avevo vista, anche io mi sono stupito, insomma, di avere un numero di macchie così grande, anche se poi vedete spariscono nella dimensione del disco solare. Devi avere proprio un occhio clinico per vedere che ci sta qualcosa. L'altra macchia stava sperduta qua e due macchie stavano qua. Quindi sostanzialmente il Sole ha un occhio distratto, non dice quasi niente, però il problema è della distrazione, non è del Sole. Stamattina vorrebbero sapere perché, secondo te, con un anno d'anticipo quasi si calcola Allora, io non te lo dico secondo me, te lo dico secondo loro. L'articolo lo spiega, nel senso che vi mando il link di questo articolo che si chiama Terminatori dell'attività solare, eccoli qua. Dice che questi terminatori, che sono una combinazione di dati osservativi da macchie, l'avrebbero verificati nei due cicli precedenti e hanno preconizzato il massimo con una precisione sufficiente. Ecco, quindi secondo loro, questo è l'articolo, è bello lunghetto, però secondo loro sono abbastanza convincenti nel dire che nell'arrivare alle loro conclusioni. Voglio dire un'altra cosa. L'articolo si presenta come un'orazione ciceroniana, perché deve convincere il lettore, non deve imporre, come magari potrebbe sembrare leggendo i libri di testo a scuola. Voi leggete quest'articolo, io adesso vi manderò il link, quindi lo avete a vostra disposizione, ma per la curiosità di capire quello che vi sto dicendo, l'articolo è complicato, va letto e riletto per cercare di capire qualcosa, anche io faccio fatica, eh? Ma quello che balza agli occhi è proprio che un articolo deve convincere, deve argomentare, deve risultare convincente da quel punto di vista, né più né meno di come voi dovete risultare convincenti quando, per esempio, avete un'interrogazione, cioè se non siete convincenti non va bene. Allora, essere convincenti su argomenti solidi, possibili solidi, non è altro che il lavoro dello scienziato. Ecco, questo è il discorso che vi potrei fare su questa cosa, cioè è istruttivo perché ci mostra ciò che sta avvenendo in questo momento. Quindi due raccomandazioni per la prossima volta, che se volete possiamo riprendere ancora la settimana prossima, perché nel frattempo avremo ancora più dati e ancora più materiale per capire cosa ci ha dato questa ultima eclissi. Però cercate di osservare sta luna in eclissi e cercate, se riuscite, di osservare anche le macchie solari. Le macchie solari, se avete un binocolo, non guardate mai il sole direttamente, assolutamente, però proiettatelo su un foglio di carta. Quindi lo dovete bloccare con strumento e dietro mettete un foglio di carta su cui guardare cosa si vede. Quando avrete faticato non poco per ottenere la proiezione, le macchie ci stanno. Se no, consultate su internet, però su internet non è la stessa cosa perché le cose vanno viste di persona. Ecco, io vedo che mancano pochi minuti, quindi Sì, Costantino, qua sta per suonare. ringrazio per l'attenzione. No, ringraziamo noi te.
Allora, grazie e arrivederci. Grazie, ciao, si sta Ciao, buon pranzo. grazie.